Nel mese di dicembre ci sono varie iniziative culturali dislocate in vari luoghi del nostro territorio. Nella piazza centrale e nella biblioteca dei ragazzi ci saranno delle iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi, come letture o laboratori. Poi nel programma, insomma, troverete tutte le informazioni. Alla sala consiliare, sabato 4 dicembre, ci sarà la presentazione di Angelo Ferracuti. In collaborazione con il Moby Dick Festival, hanno pensato di presentare il suo libro. Siamo onorati, insomma, della sua presenza, e quindi, diciamo, sabato 4 dicembre ci sarà questa presentazione in collaborazione con Moby Dick Festival. Domenica 5 dicembre, invece, a Palazzo Concini, che dopo le chiusure della pandemia abbiamo deciso di riaprirlo, e lo facciamo con un evento dedicato all'Afghanistan, perché tutti ci siamo indignati quando abbiamo visto le immagini dell'ascesa al potere dei talebani, quelle immagini anche drammatiche. Però purtroppo spesso dimentichiamo in fretta e dopo un po' di tempo non ne sentiamo più parlare. Ecco, noi abbiamo deciso di dedicare il mese di dicembre all'Afghanistan, e lo faremo partendo dalla presentazione del libro di Walid Muhammad Atai, che è un ragazzo, un uomo, insomma, nato nel 1996, quindi molto giovane, in Afghanistan, che lì ha iniziato il suo percorso e racconterà la sua esperienza, la sua scelta anche di vita che poi ha fatto, perché è venuto in Italia, e, diciamo, anche il suo approccio con quello che è stato, insomma, i talebani, tutto l'approccio anche fondamentalista religioso, e la sua scelta invece laica, e poi la scelta, insomma, di lasciare il proprio paese e attivista dei diritti civili. Quindi racconterà la sua esperienza. Poi ci sarà una mostra che sarà aperta fino al 6 gennaio, dedicata all'Afghanistan, con le fotografie di Carlo Pasquini, e poi la biblioteca ha previsto tutta una serie di libri che saranno lì pronti per essere consultati e presi in prestito dalle persone, che raccontano la complessità dell'Afghanistan. Non si può certo raccontare in poche righe di tutto quello che è stato e di tutto quello, insomma, che ha causato quello che adesso troviamo lì in quel paese, la disperazione, la situazione femminile e tutto quanto, insomma, abbiamo potuto vedere. Brava, hai visto?